Davide Rosignoli, super prestazione questa sera di tutta la squadra del presidente Longobardi. Cosa mi dici di questa bellissima prestazione, Davide? Guarda, siamo contentissimi perché davanti a questo spettacolo di pubblico non potevamo fare solo che questa partita. Abbiamo giocato bene sia con i titolari sia che con le riserve, abbiamo dato energia sempre, abbiamo volato gli ultimi tre minuti, ma come poteva essere possibile, e siamo tutti contenti. Eh sì, perché c'è da dire che con questo Scafati, che con i Gregari fa tantissimi punti questa partita, sono arrivati tantissimi punti dalla panchina, da te, da Usman, grandissima prestazione. Ora domenica prossima ci sono le Final Four a Bari, giocheremo contro Iesi la prima, speriamo di vincere come già abbiamo battuto Iesi quest'anno sia al Palamangano che a Iesi. Guarda, non vediamo l'ora di giocare, anche perché siamo carichi della partita di trasferta che abbiamo vinto Iesi e vogliamo andare più avanti possibile, vogliamo provare ad andare avanti possibile anche in finale in Coppa Italia e non vediamo l'ora di giocare proprio. Usma, cosa mi dici? Grandissima prestazione, tantissimo pubblico questa sera al Palamangano. Certo, no, vogliamo un pubblico innanzitutto sempre così, perché ci dà una grande un po' forza. Allora, niente, cosa dire di più? Noi vogliamo rimanere in classifica alta, vogliamo rimanere primi, vogliamo cercare di vincere questo campionato e fare tutto il possibile perché c'è tutto a favore, quindi cerchiamo di non perdere le chance che ci dà il campionato, quindi cerchiamo di stare concentrati, provare anche a Bari di fare tutto quello che possiamo perché siamo una squadra ottima. Ci mancava Chiacci, ma noi nei momenti di difficoltà una squadra che tira fuori una grinta così vuol dire che c'è gli attributi. Ora sabato con Iesi e poi dopo dobbiamo andare a giocare a Verona che tu conosci molto bene. Sì, ovviamente io a Verona voglio andare a vincere e Iesi è un'altra cosa, quindi adesso parliamo della prossima partita che è Verona, del campionato. Iesi andiamo là per fare il meglio che possiamo, ma dobbiamo stare concentrati molto sul campionato, anche se la Coppa Italia ci fa gola perché noi siamo una squadra che vuole vincere tutto. Dopo una bellissima vittoria del team del presidentissimo Nello Longobardi. Grande vittoria, è una squadra con un cuore enorme, grande pubblico, bentornato al nostro pubblico, speriamo di rivederlo alla prossima. Grande vittoria, signori, grande vittoria. Questa sera mi sembrava di stare in Serie A come pochi anni fa, il pubblico era quello lì delle grandi occasioni. Meglio. Ora prossimamente vedremo le Final Four, la partita contro Iesi dove l'abbiamo vinta sia a Iesi e sia qui al Palamangano. Speriamo bene. Andiamo lì per vincere con Iesi e poi dobbiamo vincere in finale, vediamo. Allora, innanzitutto complimenti a Scafati. In più volevo ringraziare il presidente Rossano e il patron Longobardi per l'accoglienza che abbiamo avuto. Si è giocato in una bellissima vernice, in un campo bello, caldo, corretto. Veramente un'atmosfera bella, ecco. Oggi era piacevole giocare con due tifoserie che sono gemellate. Tutto. Noi qua abbiamo sempre, come ho detto, da parte della società di Scafati, un'accoglienza veramente incredibile e di questo non vorrei mai smettere di ringraziarli, perché giocare su questi campi così caldi però con la correttezza e la sportività che dimostra lo Scafati Basket ogni volta, mi piace rimarcarlo. Detto ciò, sulla partita purtroppo per noi è stata completamente condizionata dall'arbitraggio. Per tre quarti noi non siamo stati in grado di giocare. E soprattutto il divario è stato scavato completamente da un arbitraggio che non mi è piaciuto per niente, che ci ha innervosito, che non ci ha permesso mai di giocare come volevamo. Può far specie che con un divario come si è aperto nel terzo quarto così largo, parlare degli arbitri, però noi quando abbiamo perso a Verona con 28 punti, abbiamo fatto i complimenti a Verona, siamo andati a casa riflettendo sui nostri errori. Quindi non è né mio stile parlare degli arbitri, perché lo avete anche visto, io già molto poco, io direi quasi non protesto mai con gli arbitri. E in più mi piace avere un certo tipo di rapporto. Però mi dispiace, ma oggi la partita è stata completamente condizionata da un arbitraggio che non mi è piaciuto. Lo dico con molta freddezza, lo dico con molta serenità anche. Detto ciò, non è detto che probabilmente avremmo vinto, ho detto che però il divario e la partita, per quanto ci riguarda, è stata completamente influenzata da quello. Poi probabilmente alla fine avrebbe vinto Scafati nella stessa maniera, anche perché ha meritato comunque di vincere.
però la nostra partita è stata completamente condizionata dagli arbitri. Io penso che, l'ho detto prima alla radio, che onestamente noi oggi abbiamo vinto due partite importanti. La prima partita l'abbiamo vinta prima di iniziare, perché abbiamo oggi veramente non c'era il tutto pieno, che voglio dire, mi aspetto ci sia la prossima volta, però insomma era un bel passo avanti. Io sono arrivato qua e mi era stato chiesto di portare gente perché mancava dalla Serie A, io penso che da allora non si vedeva un pubblico così, e questa è già una grande soddisfazione. Insomma, chi si ricorda l'inizio davanti a non più di 75 persone l'anno scorso contro Udine, che era sempre una sfida contro una prima in classifica, onestamente il passo avanti è stato notevole. Ringrazio il pubblico quindi che ci ha sostenuto, e la seconda credo ci sia vista in campo, perché mi è sembrato insomma che oggi la differenza si sia vista. Io credo che questa squadra non smette mai di stupire, perché anche oggi avevo chiesto loro di superare se stessi in un momento di difficoltà. Io non mi voglio dimenticare che noi comunque la scorsa settimana siamo stati due giorni in pullman. È vero, abbiamo vinto due partite, ma siamo stati due giorni in pullman senza un giocatore importante come Andrea Ghiacci. Giochiamo contro la prima in classifica, squadra che si è rinforzata, e credo che meritatamente abbiamo vinto una partita, forse con uno scarto che poteva essere anche superiore, sinceramente, meritatamente. Quantomeno questo scarto penso che sia meritato. Poi il resto lo lascio a voi. Credo che sia importante sottolineare come non sempre chi fa tanti punti è più bravo degli altri, e ci sono tante piccole cose che si fanno. Oggi serviva che Marcos facesse più punti, ha fatto più punti, e quindi sono contento per lui, però voglio dire, penso che la nostra squadra oggi abbia fatto una buona prova di squadra, ecco, questa è la cosa che ci tengo a sottolineare. Voglio dire, una squadra che comunque distribuisce 17 assist in una partita, è una squadra che si passa la palla, e questo penso sia il pregio più grosso di questi ragazzi. Poi possiamo fare o non fare canestro, però penso che in difesa e in questi particolari in attacco credo ci sia poco da dirgli oggi. C'è tanto da migliorare, tanto da lavorare, perché chiaramente il frutto del lavoro è quello che stiamo vedendo, ma non è ancora sufficiente. Dobbiamo ancora lavorare per crescere, e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile da qui alla fine. Prevengo una domanda e dico che io due mesi fa vi ho detto che, anche tre forse, vi ho detto che noi potevamo vincere il campionato, ma nessuno ce lo doveva chiedere, e vi chiedo ancora questo, perché noi possiamo vincere il campionato, ma che nessuno ce lo venga a chiedere, perché la squadra non è stata tarata per questo tipo di obiettivo. Però si sta comportando, credo, e spero di, e in questo diciamo c'è sicuramente del merito mio, del merito del mio assistente Massimo Bianchi, di Luciano Dancicco e della società, credo al di sopra delle righe e delle aspettative, e questo ci deve essere riconosciuto indipendentemente da quello che riusciremo a fare di qui alla fine, che tutti sappiamo. Io non so quante partite mancano, 7, 8, 7 partite. Quando vi dissi potevamo vincere tutte e 9, ora possiamo vincerle anche tutte e 7, potremo anche perderle tutte e 7, nel senso, io problemi non me ne faccio. Penso che sarà difficile se mettiamo questa difesa e questa intensità, onestamente, però visto che ci siamo, visto che tutti giocano a nascondino, penso che noi che non ci siamo volutamente rinforzati, perché non c'era da rinforzare nulla in particolare, oggi con una squadra zoppa ne abbiamo dati 20 alla prima in classifica, che si è rinforzata. Penso che questo debba essere sottolineato, sul resto soprassiedo.